Tuesday Tapes. Sulle ormai familiari note di batteria della B-side di Blue Monday dei New Order, torna anche questa settimana a farvi visita The Tuesday Tapes, un podcast che si occupa di musica profondamente sbagliata, condotto e presentato da me, che sono Fabio De Luca. Un ciao a tutti quanti voi. Un podcast la cui scaletta è stampata sempre su carta riciclata, cioè su carta che sull'altra facciata ha tipo, che ne so, le note sulla riunione condominiale o altre cose, perché in importante essere un po' attenti, un minimo attenti perlomeno all'ambiente, ma soprattutto questa notte la scaletta è stata stampata, ve lo voglio, come dire, raccontare, sulla B-side di una lettera del Guardian che mi segnalava ormai più di un anno fa che stava scadendo il mio abbonamento con l'Observer, che sarebbe la versione del Weekend del Guardian, per l'appunto. Purtroppo nel frattempo è arrivata la povertà a casa De Luca, quindi mi era toccato non rinnovare l'abbonamento, di cui peraltro costosissimo abbonamento all'Observer, peraltro aggiungo soldi ben spesi perché è un gran giornale. Ma vabbè, parliamo di cose serie, parliamo di cose inerenti al nostro podcast. Per esempio, cominciamo col primo pezzo di questa notte, che è un disco nuovissimo tra l'altro di un'area che non sempre presidiamo qui a Tuesday Tales. È un'area che ha più a che fare con rap, per esempio con la musica black. In ogni caso, lui si chiama Pinty ed è un rapper di South London, sensibile però alla causa della musica elettronica, al punto che qualcuno vede in lui un nuovo The Streets. Potrebbe anche essere, vediamo se diamo tempo al tempo. Nel frattempo lui ha uno show, devo dire, molto interessante, settimanale su Resonance FM, si chiama Sick Notes, ma è appena uscito questo suo primo album, che si chiama City Limits. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Tropical Blue, lui è Pinty. Yeah, we roll with that red wine decadence, some high grade intelligence. Yes, the rest of the mess is irrelevant. Whether it be these drugs or emotion, we're selling them from day to dot. Yeah, we telling them what we telling them from day to dot. Yeah, we telling them fuck that past and come proceed. Ride, ride with these. Yeah, Billa with a VIBE said you be my guest. I be the HOST, and it seems so easy to me. Said that I come at to get them lively. Like, do you get me? This work weighs up on the plenty, and I let it out of me. Man, can't you see? I be the B, say I be the B. That one with the one liner, wanna tire, enough big riff rider. She's so fine, but the line finer. So gotta take it back like the recliner. One and the two timer. Said that one and the two timer. One and the two timer. Said that one and the two timer. One and the two timer. Said one and the two. Ooh, still ducking and diving. Still cruising and driving. Searching and finding. Night inside got me in light. Strife and a knife and the still but wilding. Younger's not guiding. Looking like some tyrant, silent and violent. And bro is kinda fighting. Snakes on the neck like Versace Python. Damaging him and her, I heard. Left in a state and you know what occurs. It's like this God only knows how much we sin. So a rap race fam, I will win. Running through the chats like a kingpin gym. Some slim pickings in here. My dear, ain't been here for years. Hearts in tatters, eyes touch, no tear. Old school tracks, a man I had no fear. Said it's back to the bleak as I clutched his fear. Closer, closer, the end I steer, I know. As we ride, ride, ride through these streets so mean. Caught up in between. Now fleece and fiends, shutters and fiends. Girls dress like some hoes and press like them queens. Said it's no matter tea. Like that don't feel lean. You're listening to The Tuesday Tapes. Turn it up.
Eravamo partiti con un disco nuovissimo, ma siamo subito ripiombati nel passato, nella retromania, in quel territorio nel quale sicuramente io mi trovo più a mio agio, perché lo conosco letteralmente come le mie tasche, essendoci cresciuto da ragazzino, adolescente, anche poi da giovane adulto. Siamo ripiombati nel passato con un album uscito nel 1984 ed è All the Rage, il primo album di una band chiamata General Public, una band fondata nell'84 appunto da Dave Wakeling e Ranking Roger, dopo lo scioglimento di una delle formazioni più famose dello ska inglese, ovvero sia The Beat, con altra gente che arrivava da band tutte quante abbastanza conosciute, per esempio gli Specials, per esempio Dex Midnight Runners, ma addirittura per un breve periodo alla chitarra dei General Public c'era anche Mick Jones dei Clash. Questo era un pezzo chiamato Burning Bright. Il prossimo ospite qui a Tuesday Tapes è un personaggio di quegli anni, nel senso che lui era il cantante di una band post-punk scozzese proprio dei primi anni 80 che si chiamava Orange Juice. Lui si chiama Edwin Collins, ma sta per uscire, uscirà il 29 marzo prossimo, quindi fra una decina di giorni, il suo nono album, che si chiamerà Bad Bia.
ed è il primo dopo The Possibilities Are Endless, che è il suo disco del 2014, in cui Edwin Collins raccontò una sua durissima storia recente, che è la storia del suo infarto, del suo ictus, che l'hanno praticamente semiparalizzato, del lento periodo di recupero grazie anche alla importantissima moglie che gli è stato dietro. Comunque è uscito questo pezzo che anticipa, insomma, il nuovo album di Edwin Collins, si chiama Outside, e noi ce l'ascoltiamo questa notte a Tuesday Tapes. Tuesday Tapes. Per Edwin Collins prima, anche in questo caso abbiamo una band, in questo caso vecchia, degli anni addirittura metà anni 70, hanno debuttato loro, che però ha appena pubblicato il suo nuovo album. Loro si chiamano Half Japanese, sono i fratelli Jed and David Fair di Maryland, in circolazione appunto del 75. Questo dovrebbe essere
È difficile fare i conti, perché la discografia degli Half Japanese è una delle cose più complicate del mondo, cioè le equazioni sono al confronto una cosa molto semplice da risolvere rispetto a calcolare i dischi degli Half Japanese. Dovrebbe essere il 17° album, questo, che si chiama Invincible, è uscito alla fine di febbraio, e gli Half Japanese hanno nel corso della loro lunga e tormentata storia influenzato praticamente chiunque, per esempio Kurt Cobain, per dire prima che mi viene in mente tra i musicisti, diciamo, assolutamente overground, che però hanno spesse volte dichiarato di avere nel loro cuore appunto questa band totalmente underground art punk chiamata Half Japanese. Questo è un pezzo chiamato Love Explosion. Chissà se anche il prossimo ospite di Tuesday Tapes ha avuto tra le sue influenze gli Half Japanese. Secondo me sì, perché gli Half Japanese hanno anche avuto un momento della loro carriera in cui erano quasi industrial, più che altro in certi album solisti di Jet Fair, che erano effettivamente abbastanza rumoristi e visionari. E il prossimo ospite di Tuesday Tapes invece è un personaggio che si chiama Alessio Natalizia, meglio noto al grande pubblico con il suo pseudonimo di Not Waving. Lui ha appena pubblicato un 12 pollici in collaborazione con Jim O'Rourke, ma noi ascoltiamo invece questo album uscito qualche settimana prima, che si chiama Futuro Music for the Waldorf Project, che è il 10° album di Not Waving intanto, ma soprattutto è la colonna sonora, o meglio è una sintesi di 20 ore di musica realizzate per come chiamarla, un'opera immersiva di un artista che si chiama Sean Rogg, un'opera che fonde coreografia, design spaziale, algoritmi e psicologia sociale. È una cosa molto complessa, ma se avete tempo e voglia andatevela a cercare su internet. Si chiama appunto Futuro, è l'opera di Sean Rogg, anzi. Ma noi ci ascoltiamo invece un estratto dalla colonna sonora che ha curato Not Waving, un pezzo che si chiama Emotion 7.6.
You're listening to the Tuesday Tapes. Chiamato Por Riba, lo firma una band portoghese chiamata Siria, un pezzo che stava sulla loro cassetta dello scorso anno, la loro prima cassetta che si chiamava Cuspo, ma l'abbiamo estratto in realtà da una compilation appena uscita, molto molto interessante, che si chiama Antologia de Musica Tipica Portuguesa Volume 2 e come il titolo stesso lascia intravedere, è un'antologia di musica strana portoghese di oggi. Sono suoni del Portogallo di oggi che si rifanno però alla tradizione della musica portoghese, ma si rifanno in maniera non lineare, per cui tutte le cose di questa compilation stanno in una strana zona grigia a metà fra per esempio l'ethno dark dei Dead Can Dance, come nel caso dei Siria, certa drone music, certa musica di ricerca concreta, insomma una raccolta molto interessante che è pubblicata in un'etichetta londinese che si chiama Discrepant, talmente interessante che vorrei farvi ascoltare un altro estratto da questa raccolta, in questo caso un pezzo che si chiama Gazulo a Estronca da Santosa, lo firma una band chiamata Random Gods. Thank you.
Tuesday Tapes. Un pezzo chiamato Kung Fu Popsicle, appena uscito su un vinile, un classico white label, senza nessun tipo di indicazione sull'origine precisa, se non il fatto che sono tutti quanti edit firmati da un progetto che si chiama Black Bones. Infatti Black Bones 5 è il titolo dell'EP, il quinto appunto album di edit pubblicato da questi Black Bones. Ma essendo noi persone non particolarmente colte, ma diciamo con una certa esperienza di vita alle spalle, abbiamo subito riconosciuto qual era il pezzo che si nascondeva dietro questa Kung Fu Popsicle, e il pezzo è una B-side di una band londinese chiamata S-Express. Forse vi ricordate un paio di loro singoli di grandissimo successo, anche pop, anche in Italia nei primi anni, fine anni 80, primi anni 90, Superfly Guy per esempio, o il più famoso ancora Theme from S-Express, era quella stagione in cui un po' sulla scia di Pump Up the Volume dei Mars, molte band, molti produttori cominciarono a giocare in maniera creativa con i campionamenti, con i primi campionatori con un po' di memoria digitale a disposizione. Appunto in questo caso era un pezzo chiamato Funky Killer degli S-Express, B-side del loro singolo dell'88 Superfly Guy. Come dimenticare a questo punto, come non rendere omaggio a un personaggio come Mark Moore, che oltre ad essere uno dei DJ londinesi più bravi di quegli anni era anche appunto la mente dietro gli S-Express. Questa Tuesday Tapes, c'è una nostra pagina Facebook che si chiama come noi The Tuesday Tapes, e questo invece è un personaggio, questo è un bel personaggio,
Un personaggio in realtà un po' dimenticato, non ha mai avuto veramente un grosso successo, ma è considerato una delle pietre angolari del post-punk. Il suo primo album, che si chiamava The Bridge, un album firmato insieme a un tizio che si chiamava Robert Rental, lui si chiama invece Thomas Lear, musicista scozzese a cavallo tra industrial e new wave. Noi avevamo recuperato un pezzo dal suo terzo album dell'82 che si chiamava Contradictions, e tra l'altro voglio un po', come dire, unire i puntini, nel senso che questo pezzo me ne ero totalmente dimenticato, l'ho riscoperto, me l'ha fatto venire in mente lo show di Not Waving, sentivamo prima Not Waving, adesso è natalizia, il suo show mensile su NTS, un po' di puntate fa appunto recuperò questo pezzo che si chiama Soul Gypsy di Thomas Lear, e ce lo riascoltiamo anche questa notte qui a Tuesday Tips. Another town, but don't ask me what you ought to do, or ask what's right or wrong. I won't be around to answer you, 'cause I'll be moving on. Change my style. Let's change hands and turn around and move on another mile. Too much sense, but you just can't tie me down. So gypsy, can't give it up. So gypsy, can't give it up. No more point of view. That's all you say. Now I'm finally living it up. Listening to the Tuesday Tapes.
si chiama Wow, W-O-W-O-W, ed è il quinto album, il nuovo album di un personaggio assolutamente centrale della musica elettronica italiana, ovvero sia Marco Passarani, un personaggio che, se ancora non ha fatto cavaliere, dovrebbero, senatore ancora non è possibile perché è troppo giovane. Comunque si chiama Wow, questo è il suo nuovo album, il suo primo album in 14 anni, era 14 anni che Passarani non pubblicava un intero album, poi sì, c'è singoli naturalmente ne ha fatti, ma non un album, anche perché è stato molto impegnato, almeno negli ultimi 10 di questi, quindi di questi 14 anni, col suo duo Tiger and Woods. Tra l'altro un disco, questo Wow, interessante per me personalmente, perché evidentemente recupera tutta una serie di suoni, per semplificare, diciamo anni 80 new wave inglese, cioè addirittura in questo pezzo abbiamo sentito, c'era una tastiera che poteva ricordare vagamente i Simple Minds, ovviamente non è quella la reference di Passarani, però è interessante che in qualche maniera anche quel momento storico, quel flavor rientri nell'ossatura più classicamente tecno di Passarani. Cold Rain era il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato. Stiamo avvicinandoci alla fine di questa puntata, ci arriviamo con un estratto da un'antologia che si chiama Good Time in volume 1. La Good Time è un'etichetta fondata da un signore che si chiama Jaxopoulos è un musicista e DJ di Toronto, che però da molti anni ormai vive a Brooklyn, quindi a New York, ed è considerato, secondo me giustamente, uno dei più interessanti musicisti e DJ della scena, diciamo, della balearica contemporanea, qualunque cosa voglia dire balearica, che è un termine assolutamente tirato per i capelli spesso, però diciamo che Jaxopoulos ha esattamente tutti i canoni classici della balearica come la si intendeva a Ibiza negli anni d'oro, quindi nella fine anni 80. La cosa buffa di questa etichetta, di questa compilation, è che tutti gli artisti sull'etichetta sono degli alias di Jaxopoulos, e lui che cambia nome, cambia, forse mette una maschera, qualcosa, e incide tutto quanto. Anche questo Eric Anada che ci stiamo per ascoltare, e anche lui sempre Jaxopoulos, e il pezzo si chiama Totally. You are.
Tuesday Tapes. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Tuesday Tapes, ci siamo arrivati con un disco appena uscito, un disco italiano. Loro si chiamano Everest Magma, il loro terzo album, quello che è appena uscito per l'etichetta di Vicenza Boring Machines. Loro credo siano trevigiani. Si chiama Minus Plus Escapism, questo loro nuovo album. Non si sa molto sul loro conto, io ho provato un po' a indagare su internet, non è venuto fuori niente di rilevante, se non forse questa notizia così, anche questa non rilevante, ma ve la do comunque, che dietro gli Everest Magma ci sarebbe questo cantautore folk psichedelico che si chiama Rella the Woodcutter. Una scena trevigiana / vicentina che evidentemente guarda molto ai suoni psichedelici e ai suoni dell'interiorità.
un pezzo molto bello, questo che si chiamava A2. Non tutti i pezzi del nuovo album degli Everest Magma hanno dei lettere e numeri come titoli, non sono dei titoli veri e propri. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Tuesday Tapes. Noi ci risentiamo come sempre martedì prossimo alle 21 in anteprima su Casa Bertallò, oppure quando volete, quando vi pare, sulle piattaforme Spreaker, Stitcher e naturalmente anche Apple Podcast. C'è il nostro la nostra pagina Facebook che si chiama The Tuesday Tapes, e concludiamo con un artista che, se fosse ancora tra noi, forse avrebbe apprezzato la musica degli Everest Magma. Lui, tra l'altro, è scomparso pochissime settimane fa. Lui è Mark Hollis, testa pensante di una band chiamata Talk Talk. Li vogliamo ricordare un po' in ritardo. Poi è successo, come spesso capita nelle situazioni luttuose, che un sacco di persone nella mia bolla, in particolare, anche nella vostra, immagino, di Facebook, Twitter, eccetera, ha cominciato a postare vecchie canzoni dei Talk Talk, e uno si ricorda di pezzi di cui si era dimenticato, cioè al di là dei pezzi famosi, quelli le hit anni 80, che erano comunque dei gran bei pezzi pop. C'è questo album, che era il quarto album di Talk Talk, Spirit of Eden, che usciva nel settembre dell'88, che fu l'album con cui Mark Hollis si staccò deliberatamente, in maniera anche molto brusca, molto molto ruvida dal pop che aveva fatto in precedenza. È un album nato praticamente da una session infinita di improvvisazioni dei session man in studio di registrazione, dai quali poi Mark Hollis ha, non so neanche io esattamente come, ricostruito delle canzoni perfette. Noi ascoltiamo una di queste canzoni perfette, un pezzo che si chiama The Rainbow. Loro sono i Talk Talk, e una buona settimana a tutti quanti voi, e a martedì prossimo.
see the sun on the Ganges. It's amazing.